Guarda, ti dico il massimo che ho offerto e mi ha, mi ha detto di no 50.000 euro per un ospite solo No, vogliamo Cazzo. sapere chi è? No, allora. Per chi adesso? Chi no, ha che ho sapere? Lo vogliamo sapere. <ride> è? Che che? Oh, ho offerto ah, okay, 50.000 euro. No, può, no. posso, posso immaginarci? Ah, posso no. farvi qualche domanda scomoda? <ride> no. no. <ride> no? Eh, io voglio parlare di doping Ah, ah no. lo no. sapevo. 5, 6, Andiamo. 7, su Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Fit Cash. Oggi siamo qui, come sempre, insieme a Noah. Ciao ragazzi, siamo qua anche insieme ad Irene. Ciao a tutti ragazzi, ancora benvenuti, ma qua con noi oggi c'è un ospite speciale, ovvero Marco Cappelli. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito. Grande Marco. Come stai? Allora, noi ci siamo conosciuti per caso... Grazie alla legge dell'attrazione mi ricordo questa cosa. Grazie volta. alla legge dell'attrazione io ti avevo scritto se volevi partecipare a questo podcast. E dopo un'ora esco fuori a fare la passeggiata con il mio cane. E ci troviamo qui strada. E ti ho incontrato <ride> sotto casa mia qui a Dubai. E ho detto: cavolo, cioè, ti ho visto attraversare la strada. Ti ho indicato e ti ho detto, Marco! Esatto, io lì per lì ho detto, oddio, oh questo <ride> mi vuole picchiare, <ride> vuole uccidere. Non è che, capito, vedi, una, una montagna di muscoli così che ti indica dall'altra volta della strada. Quindi ho detto, cavolo, ero super gasato, ti ho attaccato un pippone e ho detto, ecco, è la volta buona che non si presenta perché hai detto, chi ha questo sfasato? E poi invece oggi siamo qua. Sì, assolutamente. No, sì. grazie mille per l'invito. Allora, ammetto che sono un po' a disagio a essere... Dalla parte dell'intervistato, cioè non sono abituato a questa cosa, ma super contento di essere qua. È il tuo primo podcast da, da ospite? No, in realtà ne ho fatti altri due, il terzo, eh, però okay. ogni volta è come la prima. Ok, ok, ok. okay yes. Sì, lo, lo, lo dicevamo giusto adesso. Prima di iniziare, che io l'ho visto un po' ansioso. Ho detto, ma non sarei mica agitato. Con tutte eh sì, le volte sì, sì, che sì, stai sì. davanti alla telecamera, eh, un pochino di pochi, agitazione ci sta. Sempre. Ci sta, però ci sta. Comunque, raccontatemi un attimo di Fitcash Cash. Ora prendo subito. Faccio io. Le... Come mai, mai Fitcash Cash cioè, da, cosa, da cosa nasce? Allora, siamo partiti con questo podcast perché Noah ha sempre fatto YouTube in passato. Lui è diventato famoso sui social grazie a YouTube. Ok. Sì, sì, ma facevo video del tutto diversi, niente podcast, niente. Più video, diciamo, intrattenitivi, motivazionali, così via. Ma sempre ovviamente inerenti al fitness inerenti al fitness okay. per via della mia storia, perché sono un ex obeso, quindi ho documentato quella che è tutta la mia wow. storia, con la perdita di peso, così via. Era più incitata a motivare le persone appunto a perdere peso e comunque intrattenerle durante il percorso. Esatto, esatto. Mentre io anch anche io nel mio piccolo ho sempre, ho sempre spinto sui social. 10-15 anni fa ero partito con Facebook ogni giorno a pubblicare la, la roba. Poi, dopo, è uscito Instagram. Sono partito con Instagram. Poi, dopo, anche con YouTube. Ho avuto un annetto che facevo il vlogger fitness su YouTube. Documentavo le mie gare quando facevo le gare di bodybuilding. Poi, dopo, ho bloccato la pubblicazione su YouTube. E dopo un anno di stop e parlando tra di noi, con mia moglie anche, abbiamo deciso di ripartire insieme a Noa in questa avventura e avviare Fitcash sì. se volete vi racconto un po' anche io come è nato Gurulanda perché tanto immagino che anticipo esatto. la risposta a una possibile domanda che avreste esatto, fatto esatto. che è proprio per lo stesso motivo io reputo e ritengo un podcast ad oggi un'arma essenziale eh, lato marketing per chiunque voglia aumentare il proprio brand awareness o comunque chiunque voglia lavori sul proprio personal brand quindi fate benissimo a farlo eh, lo consiglio a tutti cioè veramente chiunque mi scrive Marco ma eh, dovrei cominciare un podcast io magari sono un commercialista sono un dentista cioè certo. qualsiasi cosa tu faccia a mio parere ritengo che L'utilizzo del podcast ad oggi è veramente uh, una cosa fondamentale, una cosa molto importante, perché permette all'ospite di stare su di te non per un periodo limitato come può essere un reel, un TikTok, dove ti guarda 30 secondi e 5 minuti dopo se ne è già dimenticato. Cioè, nel podcast adesso le persone, se ovviamente siamo bravi noi, staranno a guardare questa puntata per... 50 minuti, un'ora, ed è chiaro che è una cosa totalmente sì, 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 differente. Sì, sì, sì. Certo, è certo. la cosa principale per cui io noto la differenza, ad esempio, da quando ho fatto il distacco YouTube-Instagram. Io prima caricavo su YouTube e facevo views molto, molto minori rispetto a quelle che faccio su Instagram, ma la fidelizzazione che aveva il pubblico, esatto. anche i DM, le cose che mi scrivono dal pubblico erano completamente diverse. Cioè, la gente. Posso dire quasi mi adorava. Cioè, co conosceva ogni singolo dettaglio di me. In 30 secondi di reel, la gente non può veramente conoscerti. Perché traspare molto di più la personalità della persona, sentirla parlare per più tempo rispetto a un reel di, di 30 secondi. Certo, poi, almeno per quanto mi riguarda, e probabilmente anche per voi. Dalla Quando inviti un ospite hai la possibilità di prendere anche un pubblico nuovo che te lo porta all'ospite stesso. È no? vero? È vero. Noi, io per esempio ho intervistato un sacco di personaggi e se ci fate caso a Gurulandia sono tutti personaggi differenti tra loro. Quindi cerchiamo di andare quanto più broad possibile e di cambiare la tipologia di ospite quanto più possibile per prenderci poi però il pubblico di tutti quanti, capito? E poi magari... Perché no, si interessano a te, a quello che fai, certo. a chi sei e, e da cosa nasce cosa. Un po' come voi avete, ovviamente, Fitcash, già dal nome si intende che è un podcast che parla di business, sicuramente, di soldi, sicuramente, ma di fit, quindi fitness, io non c'entro niente, ma avete fatto benissimo a invitarmi perché magari tra tutti tra virgolette, i miei non seguiti c'è persone interessate, tra l'altro anche io, al fitness al mondo dei... Insomma, di, di quello che vi occupate voi. Quindi. Quale tempo fa è nato il tuo podcast? Allora, Gurulandia è nato fine 2022, quindi Otti. già più di una, quasi due anni, è esploso in poco tempo. Eh. Esploso in poco tempo, ma ti dico la verità: noi abbiamo, in primis, siamo stati molto bravi nel timing, perché quando abbiamo avviato Gurulandia c'era muschio selvaggio, cioè, ce n'era pochissimi, sì. ero tra i primi, veramente. Quindi quello sicuramente ha aiutato, non essere troppo umile, dai. Sei, no, stato no, bravo, sei stato bravo, sei stato bravo. Sei stato bravo, perché se io mh, ho iniziato in realtà a guardare il tuo podcast forse nella diciamo seconda stagione eh, o io mi, penso mi ricordo la prima puntata forse che ho visto che l'abbiamo vista insieme, se non sbaglio, è stata quella di Vanna Mari. Esatto, credo, la prima. Che non penso fosse nella prima stagione, ma forse nella seconda, sì. all'inizio della seconda. Sì. E, e quindi all'inizio io pensavo tu fossi partito subito con ospitoni diciamo. In no. realtà la prima stagione è stata un po' più diciamo, soft eh, sugli ospiti, al no? il discorso che vi dicevo prima, eh, perché noi abbiamo cominciato Guru il nome lo dice stesso, perché volevamo intervistare il guru i guru del business online no? di tutti questi guru che vediamo eh, eccetera eccetera però poi ci siamo resi conto che la nicchia era troppo ristretta e non riuscivamo poi ad arrivare a un pubblico grande e quindi poi abbiamo giocato col nome un abbiamo attimo trasformato ampliato il podcast ci e sta. adesso è il guru di ogni settore okay. e quindi riusciamo poi e poi appunto abbiamo cominciato con tutti quei personaggi una domanda che volevo farti a proposito del momento in cui si invitano gli ospiti. Mm -hmm. Io ho riscontrato che non è facile, dato che comunque siamo partiti da poco con questo podcast, invitare gli ospiti e trovare l'ospite che è disponibile. <ride> Ora, il primo anno, quando tu sei partito, sicuramente non avevi tanto seguito, ti conoscevano in pochi, come hai fatto da, nel momento in cui sei passato dall'ospiti, magari, amici tua, conoscenti, a fare poi quello scalino di... Arrivare agli ospiti più grandi. Vuoi la verità. La fresca. La crudele sincerità. <ride> la fresca. Okay. hai tirato fuori la Sei fresca. <ride> <ride> ho, investi ho investito tanto in Gurulandia, ovviamente. Adesso non pago più. Perché? Okay. I fortunatamente know. è arrivato a un punto tale in cui lo conoscono un po' tutti e gli ospiti vengono, ok? okay. Uh, però inizialmente, quando non ti conosce nessuno, ovviamente, per convincere l'ospite a. A presenziare bisogna che un, un, un minimo di investimento c'è. Certo. Cioè, l'investimento l'hai gestito bene perché l'ospite può sì. anche venire, ma poi se l'episodio fa schifo, non, non ti ritorna l'investimento. Ovviamente, certo. certo, certo e attualmente nessuno viene pagato in uh, Gurulandia Nessuno, nessuno, no, quasi nessuno. Ci sono alcuni ospiti che ancora purtroppo dicono: Guarda, eh, cioè, sai chi più che altro? Quelli che veramente sono pieni di soldi, perché okay. è brutto da dire. Eh? non li paghi perché non gliene frega niente se vogliono venire vengono se no ti cambiano: che simpatia vengo. invece quelli che, arra, che sono un po' all'inizio però tipo i mini influencer e loro è più facile o il, o il trapper che la gente lì loro sono più attaccati al denaro e è più facile che ti chiedano comunque un compenso per perché me. hanno bisogno anche di visibilità sì. tu hai un pubblico grande dipende però diciamo che se prima pagavamo veramente quasi tutti adesso non paghiamo quasi nessuno quindi è un po' cambiata certo. la situazione. Bello, certo. Bello. Certo. quanto hai messo a budget il primo anno che hai iniziato a Pagare per, per una stagione o per un anno di, di Gurulandia, ma guarda, non, non... non vuoi flexare? No, no, no a parte, no, no, posso anche flexare. Non è quello, N non avevo un budget prefissato, cioè non mi, non mi sono mai detto ok per questa stagione spendo 50.000, 100.000. Non, non era così. Era un Chi osp quale ospite voglio portare? Quale ospite mi piace? Ok, il mio budget per quell'ospite è tot. capito, è, è andata più era. Poi di puntata in puntata. Anche perché, cosa da dire, se te adesso contatti un ospite, per esempio, che ti piacerebbe portare a Fitcash, probabilmente non ti risponde neanche, neanche se gli uh, proponi soldi. Come fai ad arrivare agli ospiti? Te li devono portare altri ospiti. Cioè okay. è un mondo che va molto okay. a network, a conoscenze. A conoscenze. Esatto, okay. quindi a me ospite ha portato ospite. Chiamato lei, che conosceva lui, che conosceva sì. l'altro, che, che capito, è molto... Bella, mm. una ragnatela poi alla fine comunque. quindi adesso fine di questa puntata noi ci aspettiamo almeno una decina di ospiti portati da te lo sai vero? Eh, eh, <ride> non è che sei venuto per niente nel senso svelato l'arcano <ride> cioè, <ride> e se si può chiedere senza dire il nome quanto è il massimo che hai speso per un ospite? guarda ti dico il massimo che ho offerto e mi, hanno, mi ha detto di no 50.000 euro per un ospite solo no vogliamo Cazzo. sapere chi è no, non allora. sapere chi adesso che, che non lo sapere? vogliamo sapere eh, <ride> certo. so per però, però si taglia ve lo dico a okay. voi <ride> Ho offerto ah, 50.000 okay, euro posso, posso immaginare eh, certo. sì. quando, quando sei a quel livello, 50.000 euro non sono niente. Quanto ti ha portato parlare nell'ultimo episodio? Quello con Corona a livello di eh, nuovi iscritti. Eh, parlare di, del dissing fra Fedez e Tony F. Quanti iscritti ti ha portato quell'episodio lì? Che ha fatto un milione di, di visualizzazioni, oltre un milione puntata più vista di sempre. Eh, ha fatto tantissimi iscritti. La tematica Corona è una tematica molto particolare per me, perché ci sono i pro e i contro. Si, perché Corona. Ormai facciamo l'editoriale mensile. Viene ogni mese e al pubblico piace tantissimo. Ogni volta che usciamo noi con Corona facciamo minimo mezzo milione di views a puntata, che è, per un podcast sono numeri incredibili. Eh, lui ha questo carisma, questo, questo modo di fare diretto, eh, senza peli sulla lingua, riesce a tenerti incollato e eh, piace tantissimo. D'altra parte, a volte mi sento di stare snaturando un po' Gurulandia con quella roba lì perché è gossip. E allora, però, diciamo che ormai sono due format. Opposti all'interno dello stesso canale, cioè, ormai c'è quasi veramente Gurulandia e Coronalandia. Capito? Cura. Sono veramente due cose che certo. ormai vanno di pari passo. Dove, da una parte, è il mio format, dove io porto persone interessanti che parlano di business di successo che piacciono a me. Dall'altra è uh, questa cosa che faccio con Fabrizio dove io mi diverto un sacco. Poi io e Fabrizio e ormai siamo veramente tanti amici. È un po' più lontano dal mio modo di essere, perché si parla di gossip. Eh. Certo, Però capisco certo. che al pubblico piace. Non hai idea di quanti ormai mi richiedono, quella roba lì. Quindi eh, continuo il, a fare. Il gossip è la cosa che porta più di tutti. Sì, piace sì, tanto. Sì, piace. Come... Il gossip nutre eh, gli italiani. Eh, Come è partita dirlo. la collaborazione con Corona? Ora, il primo episodio che avete fatto insieme sicuramente. Tu non avevi previsto questa collaborazione a lungo termine. No, P assolutamente perché, no. Perché è scattata quella cosa di fare questa collaborazione? Allora, venne la prima puntata e io penso sia Corona sia stato pri il primo podcast che ha fatto, eh, l'ha ah, fatto okay. proprio con noi, Bello. e ho visto subito, perché noi in, in quel momento non eravamo grossi, avevamo pochi iscritti, ma comunque quella puntata esplose subito. Allora io ci dico qualcosa, dic eh, Se me Fabrizio può... Cioè, può essere tanta, tanta roba. A quel punto, io continuai a contattare Fabrizio per il discorso che vi dicevo prima: che magari lui aveva qualche conoscenza e mi poteva portare qualche altro ospite, giusto? E da lì nacque una mini collaborazione tra di noi, no? dove gli dice Fabrizio: Conosci per caso lui? Eh, mi ci puoi mettere in Quanto contatto? Quanto ti ha chiesto per questo? Mm, non lo so. Non lo qui non ce la racconti io. <ride> va bene, va no? Bene. No, sincero, va bene. Dipende, boh, non mi ricordo. <ride> va bene, allora, io, io non voglio sapere quanto ti ha chiesto inizialmente. Però io ho una domanda che mi sono fatta su Fabrizio Corona mm. è yeah. se attualmente mm. c'è una qualche tipo di collaborazione, diciamo, che va oltre l'amicizia. Percentuali... No, 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 assolutamente per... no. Gurland è al 100% mio. Fabrizio Corona non c'entra niente con okay. il progetto. Okay. Lo chiamo una volta al mese perché okay. c'è una profonda. Ormai siamo amici. Okay. E... Lui. Guardate, che ne trae tanto beneficio anche lui da Gurulandia. È, certo, è certo. una cosa molto reciproca certo, no, secondo no, me, anche, eh? sicuramente anche perché, perché prende no. una visibilità immensa e tanti dicono non ne ha bisogno. Cioè, noi, secondo me, l'abbiamo un po' rilanciato. Fabrizio, se c'è certo. caso, ora poi è andato in tutti i podcast. Certo, sì, dopo, dopo il tuo, sì. e l'idea proprio di Gurulandia diciamo è nata da appunto, come dicevi prima, un discorso di Brenda Warnes e tutto. Eh, C'è solo per questo o anche per qualche altro motivo in particolare? No, allora è nata per puro e semplice, eh, cioè era assolutamente al 100% una mia strategia di marketing, okay. poi è diventato altro, capito? poi è diventato molto di più. Cioè adesso per me Grundlande è proprio, ci cioè, sono affezionato un po' mio figlio, cioè, certo. è la mia creatura, capito? Poi mi ha dato. Mi ha aperto 870.000 porte diverse. Mi ha dato una miriade di opportunità incredibili. Che mai mi sarei aspettato quando l'ho avviato. Però inizialmente per me era proprio una strategia di marketing. Dovevo aumentare il mio personal brand, dovevo farmi conoscere al grande pubblico per vendere poi quelli che sono i servizi della mia agenzia. Certo, uh, anche perché io, io ti ho conosciuto proprio in realtà con, eh, con Gurulandia, e se c'è una cosa che, appunto, attualmente mi chiedo è chi era prima Marco Cappelli? Cioè, <ride> Prima che di facevi? Gurulandia. Ok, facevi comunque infobusiness, diciamo. sì chi era prima? Chi sono anche ora? Eh? Perché attenzione, eh, il mio core business non è Gurula, certo. più cioè, no, è, è più, è più il come è partito, mm, ecco sì, Marco sì, Cappelli, sì. diciamo. È una storia lunga, quanto tempo abbiamo? <ride> <ride> C'è ah, tanto da raccontare, essenzialmente vi posso dire quello che faccio adesso, eh, noi, io ho un'agenzia un qui eh, negli Emirati Arabi e noi ci occupiamo di vendita e sviluppo di prodotti digitali, ora io non ho competenze nello sviluppo di prodotti digitali, prodotti digitali intendo software, applicazioni mobile, guide pdf, ebook, template, qualsiasi cosa, eh, io mi, mi reputo nella più grande umiltà lo dico eh, molto bravo in ambito marketing e vendita, ok? Certo. E sfrutto le mie competenze per vendere i prodotti digitali perché reputo il prodotto digitale il miglior prodotto in assoluto da poter rimettere sul mercato cioè per condivido. molteplici motivi no? quindi lo sapete noi abbiamo anche noi lavoriamo digitali, con quello certo. i margini sono molto più alti certo. quindi utilizzo le mie skill primarie per vendere quella tipologia di prodotto è quello che ho sempre fatto e ovviamente ho un'accademia dove insegno anche alle altre persone a farlo e da quanto è che hai appunto tutta questa agenzia? è dal 2019 2019 ok quindi sì, tu sì, sei sì. partito da Montecatini. Da Montecatini, sì. Da Montecatini. Sì, sì. E dove ti sei formato? Cosa hai fatto prima? Cioè, allora, la tua storia. La vuoi cioè, sapere? Cioè, cosa facevi di lavoro prima? Allora, io nel... sì, sì, te lo racconto. Ero inizialmente un postino per, eh, per, posa, sì, per poste ovviamente. italiane. Sì. A che età? Avevo, andavo alle superiori eh, 19, 20 ma lavoravi all'ufficio postale o consegnavi? No, no, consegnavo Col con lo scooter? con lo scooter sì, che sì, figata che poi si alto due metri solo. scooter guarda che sì, sì. hai tempi a me <ride> ai no. tempi a me <ride> hai tempi a me quel lavoro piaceva un sacco eh? ci credo vabbè ora non lo faremo più uh, però mi piaceva il problema è che dopo due anni eh, contratti visto che te li rinnovavano due mesi, sì. tre mesi, tre mesi eh, dopo due anni non me l'hanno più rinnovato e lì ti il famoso po'... posto fisso di Checco mm. Zalone esatto lì mi era caduto un po' il mondo addosso tra l'altro facevo la mattina al postino e la sera al pizzaiolo il pizzaiolo l'ho sempre fatto da quando andavo a scuola da 16 anni okay. Ho fatto per tantissimi anni per visto pagarti i vizietti la benzina quella roba lì poi le poste non mi hanno rinnovato il contratto, allora io sono partito, capito? Perché fanculo l'Italia, mi viene e basta, qui non ho un futuro, non ho niente, mi sono impegnato, vado via, vado a cercare fortuna altrove. Mi sono fatto sei mesi a Cambridge, in Inghilterra, dove sono andato a fare il pizzaiolo e a imparare l'inglese. Poi sono andato a lavorare per la Walt Disney World in Florida, a Miami, a Orlando, avevo lì 25-26. Quanti ne hai adesso? 31. 31, eh sì. siamo coetanei Tani? Sì, nel 92. Ah, eh, io 93. Ah, eh, sì. Quindi io ho 32. Eh sì, <ride> <ride> eh, <ride> <ride> eh purtroppo sì. Purtroppo... Dopo 30 non li conti mica più. E <ride> cioè, <ride> 32. <ride> vecchi. Sì, poi sono andato in Florida, poi sono andato in Australia ecco l'Australia è stato l'anno del mio cambiamento perché uh, lavoravo 10 ore il giorno uh, veramente facevo le pizze sempre il pizzaiolo e però ero un cazzato nero perché mi faceva schifo la vita, sai proprio... Ora non voglio raccontare la solita storia che si sente sempre: vabbè, però beh, proprio, è... Lì, è proprio ecco quando tocchi il fondo e poi parti come fare soldi online. Basta, voglio essere libero, no? Un po quella... un po'... è nato tutto di lì. Al tuo mentore, chi il è stranissimo? Io iniziai a vendere prodotti fisici su Amazon comprando un corso di Antonio Vida, non so se lo conoscete, se l'avete no, mai sentito. sentito. Sentenza. esatto, sì, era un signore che non penso, eh, non, boh, è una vita che non lo sento. Comunque partì di lì e sì. funzionò subito. ci messo? Non andò male, il problema è che Amazon poi mi bloccò l'account per due mesi con 30.000 euro dentro che erano tutti i miei averi. E cosa vendevi? Vendevo vasini per bambini, prodotti per l'infanzia, ah. sì, ma andò bene subito. Eh. Cioè, li prendevo dalla Cina, era figo. Uh, però poi Amazon mi bloccò tutto e allora lì uh, decisi che Amazon non poteva controllare il business, eh, non era fattibile. Certo. E poi cominciai a vendere prodotti fisici tramite un mio sito personale, quindi fuori di Amazon e poi finalmente scoprì Shopify, i prodotti digitali durante questa è. salita diciamo che hai avuto dall'Australia in poi sì l'ho mai... fatto ragazzi scusate ho fatto un mega riassunto un mega riassunto è mai capitato appunto di ritoccare il fondo o è andato abbastanza tutto lineare da quando hai cominciato il ma no da, da, dal fondo dell'Australia no dopo è stata una crescita, crescita costante, so, costante. costante. Sì, non sì, hai sì. mai più ritoccato il fondo no no que a quei livelli no lì stavo veramente male sicuramente perché ha avuto testa Sai, molti, magari davanti alla prima difficoltà, scappano. Probabilmente, perseveranza, vita. ma poi, sì, tanta voglia di fare, tanta voglia di cambiare, più che altro. Eh, quando vivi un periodo così, veramente, io. Eh, tornavo a casa a mezzanotte dalla pizzeria e stavo fino alle 4. Mi ricordo a, a studiare come vendere i prodotti su Amazon in quel momento proprio perché avevo voglia di evadere. Capito? No? Certo. In quel momento non avevo più amici. Avevo mia moglie basta, e basta. Quella che ora è la mia attuale moglie stava già con te, te, stava con me, ma non, non eravamo sposati. Devo tutto a lei. A che età vi siete messi insieme? Eh, io avevo 17 anni e lei 16. Ma ah, ah, ha seguito tantissimo. anche durante Siamo tutti cresciuti insieme. Ha seguito? Tutti i viaggi si fatti insieme, sì, oh, sì porca miseria, e Lei cosa bello. faceva quando... quando... eravamo in Australia? Sì, lei faceva la receptionist via... in un hotel. Okay. Eh, poi anche lei, lei diciamo che ha sacrificato un po' i suoi sogni per, per i miei. Per questo li devo tutto, perché ehm, lei ha, sa, sa parlare 5 lingue. Cavolo. Ha sempre avuto la passione per le lingue e... E voleva fare di questa sua passione il suo lavoro, non c'è mai riuscita perché poi la mia azienda è cresciuta talmente tanto in così poco tempo che eh, ho dovuto integrarla in qualche modo. Avevo bisogno certo. di lei e non si è mai tirata indietro. E ad oggi è un perno fondamentale. Poi della mia azienda: anzi, è, senza di lei crollerebbe tutto, esatto. è fondamentale. Quindi li devo veramente tanto, sicuramente. Oh. Eh, la stessa cosa, ah, la frutti, la eh, stessa sì. cosa io direi, eh. uguale, ah, però ogni tanto lo uguale, no, no, veramente <ride> no, penso che sia fondamentale quando una persona è focalizzata nella propria crescita personale e anche lavorativa avere accanto la persona giusta perché, se hai la persona giusta, tutto diventa più semplice Massimo. e riesci a gestire meglio tutto. Sì, diciamo per, sei da per solo noi... magari hai, hai maggiori, maggiori distrazioni. Sì, per noi è stato non un facile. po' diverso perché, comunque, mh, avevamo un po' la stessa visione. Quindi, diciamo, magari più semplice rispetto a quello che è stato per voi, dove lei aveva altre aspirazioni inizialmente o cose differenti a cui aspirare e tutto. E invece, per noi, comunque è sempre stata un po' la stessa linea, quindi eh, ci siamo diciamo fatti sì, forza sì. insieme. Però no, roba comunque sì, sì. sì, per due sì. teste è better than uno <ride> <ride> <Sempre. ride> Vedo spesso le tue storie e vedo che quotidianamente ti alleni. Spiegaci un po' il perché hai deciso di allenarti. E se ti sei sempre allenato, e, e tutto quanto. Racconti, bella domanda. Allora, sicuramente. Uh, è da poco che mi alleno, eh, non è tanto, saranno un paio di mesi. Ok, ah, sì sì è pochissimo. Prima non hai fatto mai niente. Sì, mi allenavo uh, anni fa, dove ero anche ingrossato parecchio. Poi ho perso tutto, ovviamente. Perché io poi sono una, la persona che tende a dimagrire, non a ingrassare, sai? E, e fatico tanto. Dimagrisci perché mangi poco comunque fatico tanto a mettere massa io io come so, eh, sì. non mi sembra <ride> eh, no, <ride> eh, sono 15 anni che mi alleno no, okay. allora, non sembra però io assicuro che quando mangia quelle 3 calorie in meno il giorno dopo è un chilo meno perché agrisco con sì. estrema facilità se mangio meno eh anche io uguale no, comunque ecco una cosa che ho notato non è tanto la forma fisica che sicuramente è importantissima e fondamentale perché più ti vedi bello e più ti aumenta la self confidence e ti aumenta tutta una serie di cose, ma proprio l'energia e la produttività che aumenta quando ti alleni. Cioè mi sono reso conto veramente che con un'alimentazione sana, cosa che prima assolutamente non avevo e un allenamento, comunque vi faccio 4 allenamenti a settimana, eh, non eh non è male, però. No, non più che bene. Però sto veramente tanto meglio, riesco, cioè mi sveglio la mattina fresco, eh, riesco ad arrivare fino a sera a fare tutte le mie cose con molta più energia, molta più produttività. Rispetto a prima quindi... ti alleni stile bodybuilding co con i pesi sì. e a livello alimentare, eh, io non sono ferratissimo. Eh. Okay. Quindi... E a livello alimentare, che mangi? Allora, uh, cola... vuoi proprio la mia dieta? Sì, no, sì, la sì. Dieta. Dai, sì, dai. Sì, sì, allora sì. la mia colazione. Ci farò un reel. Vai, va bene. Allora, <ride> colazione con uh, latte, cereali, 5 uova e mezzo avocado. Ok, questa è la mia colazione. Pranzo. Eh, io faccio 100, 100, 100, quindi 100 grammi carbo, 100 grammi proteine, 100 grammi verdure. Spuntino con una banana shake proteico. Bravo. Eh, un, un, uno scoop e mezzo, mi sembra. E cena 100, 100, 100 sempre e poi il pre-nanna yogurt greco con le mandorle. Grazie, Grazie, sì. E c'ho uno sgarro a settimana dove mi vado a mangiare una pizza. Così riesco a seguirla? Sei... Mi riesco a seguirla perché fortunatamente ora è un flex brutto, però lo devo, cioè in questo caso perché riesco a seguirla. Sono aiutato perché io ho la maid a casa, quindi è la signora sì, sì, che sì, mi sì, fa sì, trovare è. tutto pronto. Ce l'abbiamo la anche mia. noi, quindi eh, capisco cioè, <ride> sì, fa la facilità, fa, fa la differenza, lo ammetto. Se fossi da solo per me sarebbe molto più difficile Perché mettermi lì, preparare sì, tutto sì, sì, Da molto... quant'è che la segui adesso? Eh, un paio di mesi Hai sì. visto i risultati? Sì, io ora, voi non vedete niente Ma due mesi fa ero veramente uno stuzzicadenti Lo sono ancora ma comincio a vedere qualche forma capito? E... Sei, sei molto alto Quanto sei alto e quanto pesi? 1,92 m, 83-84 Comunque ah. la dieta va bene sì, va bene. Oh, Sei mangi pulito, super bilanciato. Cioè, secondo Chiaro me, me. <ride> potresti anche variare un po' di più. Perché comunque. Vorrei sapere la tua, dieta. È la tua. <ride> secondo me potresti magari anche variare un attimino di più, perché se è lungo andare, poi magari sempre Essere le stesse. Ma ah, se volete andare virali con questo podcast, posso farvi qualche domanda scomoda? Io ho paura. <ride> no. No. Ma <ride> eh, eh. no. Allora, il podcast è incentrato su Marco Cappelli va bene, oggi, va bene. Però... Ma perché possiamo... mi interessa a me? possiamo sentire bene, la domanda bene, Al massimo se non si può, se non, se non vogliamo dire una. Io Parliamo. voglio parlare di doping. Ah. lo sapevo. No. Allora, <ride> posso partire io? Io sono natural. Sei natural? Non si vede. Sì, ma perché non si può parlare di questa cosa? Secondo me va snaturata questa... Allora, il fatto non è che non se ne può parlare, il fatto è che il pubblico non è pronto per parlarne. E' la risposta che mi danno tutti, anche Presti quando l'ho intervistato mi ha detto questa cosa qui, mi ha detto... È il pubblico italiano, perché il pubblico all'estero non ha questa disinformazione nei riguardi del doping in Italia. Il bodybuilding in particolare è visto come uno dei pochi sport dove c'è doping, quando in realtà il doping sta dietro anche a discipline dove la gente okay. non si immagina, allora tipo gli, gli scacchi. scacchi. Vero. Sì, 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 per, la per la concentrazione. Questo non lo sapevo. Eh, cioè, e quindi non c'è proprio chi fa, la... chi va in moto. Esatto, non c'è. Per esempio, eh. anche visto che cioè, parliamo anche di imprenditoria e di business, no? Io so e conosco persone che fanno uso di testosterone per esempio, eh, non tanto neanche per una questione di bodybuilding, ma proprio per... Ah, ma anche lo stesso Jeff Bezos lo manda, lo per età. la salute, per una di salute, perché dopo una certa età a livello fisiologico il testosterone cala, logicamente un uomo di 60 anni non ha livelli di testosterone di un ragazzo di 25, a livello fisiologico c'è un calo, quindi loro fanno la, TRP, la TRT, che è la terapia sostitutiva del testosterone, per riavere a 60 anni gli stessi livelli di testosterone di un trentenne. Questo però cosa comporta? Che quando tu inizi a introdurre una sostanza chimica, in questo caso il testosterone dall'esterno, il tuo corpo cessa di produrlo, perché il tuo corpo dice questa sostanza arriva dall'esterno nel mio corpo perché io devo produrlo anche se a quell'età viene prodotto in minima quantità. Quindi, quindi, quindi... dopo diventi quasi schiavo. Esatto, eh, sì. dopo tu... Dipende anche per quanto lo usi. E quanto ne usi? Sì. Ci sono modi Però, per riprendere per... I, tuoi Quindi, valori, sì. i tuoi valori, ma è difficile. Quindi che cosa succede? Che tu, se inizi, difficilmente potrai poi toglierlo. Diciamo che chi, fa la, chi inizia la TRT è consapevole che poi dovrà farla per sempre, tra virgolette. Però la maggior parte di quelli che cominciano la TRT, soprattutto se la cominciano in età avanzata... Lo sono felici di doverla continuare a presentare perché comunque sì, sì. immagina 60 anni di risentirti di nuovo come un 25enne. Cioè, noi abbiamo un, un nostro amico che ad esempio fa la TRT, a quasi 60 anni e lui appunto raccontava di come anni fa lui, anche a livello mentale, proprio lui un imprenditore molto grosso, importante, sì, sì. non riusciva neanche a lavorare più, aveva la mente offuscata, non gli tirava più. Sì. posso dire io la parola <ride> però ecco attenzione la TRT non, io non la intendo neanche come doping tra virgolette perché per doping certo. si intende più qualcosa che ecco. altera e aumenta esatto. le prestazioni nella TRT si va semplicemente a riportare i livelli di testosterone a, a livello normale. normale, ti faccio l'esempio no? a livello fisiologico, non va sopra a livello fisiologico quindi io non la considererei come doping chiaro, ah. perché comunque viene solitamente per chi la fa viene prescritta da medici endocrinologi però non è una rubetta proprio capito sì, sì, che sì. dici io che... mi faccio sì, 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 in italia è difficilmente prescritta sì. all'estero già in America tradano subito sì, cioè, se che i valori... ma anche i ragazzi giovani ci sono ragazzi di 20 anni che hanno dei valori di testosterone abominevoli cioè super super bassi assurdi. ma io stesso quando ero grasso anni fa avevo dei livelli di testosterone senza senso sì, sì, cioè avevo a 18 anni ancora la voce che sembrava un bambino di 9 anni per ti faccio video. un esempio un ragazzo di 30 anni magari in una scala da 1 a 10 facciamo finta ha un livello di 7 di testosterone facciamo finta no quando tu arrivi a 60 anni ce l'hai a 4 quello che si dopa per fare il bodybuilder, lui ce l'ha a 50. Okay? Quello, quello di 60 anni che fa la TRT, da 4 lo riporta a 7. Mm, ho non lo porta a 5. Non è quello no? oltre. Ora allora. ti ho fatto un esempio estremo, ma funziona no, più, più o meno così. Io per esempio ho conosciuto un ragazzo invece, poi usciamo a questo argomento perché vi vedo a disagio, ma mi piacciono queste cose. Ho conosciuto un ragazzo. Un uh, po' di tempo fa, qui a Dubai tra l'altro, che um, parlando poi mi ha detto fa uso di Anadrol. Non so se conoscete no. sì, oximetolone Gats, eh, eh so... io vi giuro, in un mese e mezzo è, è esploso. Ma l'anadrol è veramente è esploso, eh, cioè, è, cioè avrà preso eh, eh, 15 kg. Sì, sì, ma quello è veramente è, è l'abuso proprio estremo, capito? È, è, è la cosa più tossica che, che puoi sì. prendere e ti fa malissimo. L'anadrol, il supermercato, sono le cose più pesanti ti che fa puoi. Ti fa veramente. Vale. tutto È venuto il pensierino. eh sì, Però eh, no, 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 io non ho capito, sai. Sai, sai, quando, sai quando il gioco non ne vale la candela. Okay. Cioè, a meno che non sei un top bodybuilder e devi gareggiare e così via, ok. Fai quello che devi fare per portare a casa i soldi. Perché comunque i top bodybuilder sono tipo Chris Bumste e così via. Che in realtà la maggior parte delle volte sono quelli che prendono anche meno. Perché hanno la genetica. Però, se sei un top bodybuilder di quelli belli che ti porti a casa, verrà ricordato per sempre: ok, ai livelli di Arnold fallo ma per un ragazzino che vive qua a Dubai ma a non ha senso considera che ci sono bodybuilder di alto livello che non hanno mai usato l'anadrol no non l'hanno mai ma... usato e si sono diventati bodybuilder di alto livello quindi tu pensa se conosci un principiante che ha usato l'anadrol un po fare di testa, è, diciamo. è un po' Pazzo. borderline si fa molto male si fa molto male i ma... fantasmi <ride> ma perché c'è ormai una mentalità che secondo me è anche per quello che la gente pensa che la gente odia il doping e ci sputa sopra, insulta chi si dopa che quando prendi automaticamente i risultati, e più prendi meglio è ma non è così, cioè alla fine quando tu prendi il doping, tu stai mettendo benzina in una macchina che però devi sapere guidare se non sai guidarla, non ha senso, non avrai risultati, non vincerai la gara, se sai guidarla ok, allora vinci, quindi non ha senso andare a prendersi farmaci estremi così via, aspettando di avere i risultati, no c'è gente che con due arriva alla fine, c'è gente che con dieci non arriva neanche a metà io conosco gente la gente che abusa più di, di, di steroidi e gente che non fa gare e gente che se la vedi in palestra non diresti neanche che si allena è tu, sempre così tu eh. considera quelli che arrivano ad alti livelli nel bodybuilding sono quelle persone che con la minima dose hanno dei super risultati perché hanno una recettività a livello muscolare al, far, al farmaco altissima quindi magari tu ti prendi una dose bassissima il tuo fisico esplode allora quelli sono son quelli più longevi nel mondo delle gare. Uno che prende una bassa dose e non ha nessun effetto, mentalmente ne vorrà di più, ne vorrà di più, e poi che cosa succede? Si fa del male. Quindi il bodybuilding a livello agonistico con, con uso di eh, sostanze anabolizzanti non è per tutti. Ci vuole una, predispos una predisposizione del corpo all'assimilazione di queste sostanze, che non è per tutti uguale. Grazie ragazzi, dopo questa lezione. Qualche altra domanda scomoda che non riguardi questo argomento, no, no, le domande scomode certo. me sul fitness sono su quell'argomento certo. perché sono quelle certo. dove è difficile poi trovare risposte, capito? Certo. Eh, io quando mi sono avvicinato in questi due mesi al fitness, sono molto interessato all'esecuzione degli allenamenti, Giusto. alla dieta, eccetera, eccetera. Poi, però, andando in palestra vuoi o non vuoi ti circondi un po' di tutte queste persone che... e poi il, il discorso esce sempre fuori capito però in Italia ma sai che, sai che la cosa che sarebbe bello se in Italia la gente ne parlasse perché si creerebbe anche secondo me ci, allora, ci sono due, due cose che potrebbero capitare una è che se tutti ne parlassero cosa che sta succedendo molto in America è che poi tutti iniziano a usare anche i ragazzini quelli piccoli cioè io vedo video veramente su Instagram di ragazzini problema, di, di 15 problema, anni che fanno vedere mentre si fanno le siring su Instagram però due, allo stesso tempo, si creerebbe anche una certa, non so come si dice in, itali in italiano, awareness, awareness, di quelle che sono gli steroidi, di come funzionano gli steroidi, quindi la gente farebbe meno cazzate. Esatto, poi secondo me alla fine è tutto, cioè, quando dai il sapere, dai anche più consapevolezza, e, consapevolezza. e ecco quindi che poi insomma ognuno si prende le proprie responsabilità, no? Cioè, certo. eh, eh, Come certo. quando si parla anche proprio delle, delle droghe vere e proprie. Esatto. Cioè, certo. Mentre si parla di questa cosa mi è venuto in mente il titolo di questa puntata. Super kick Vai. Marco Cappelli, Si dopa. E il dope. <ride> Marco Cappelli e gli steroidi anabolizzanti. Lo vogliamo. Se lo per Lo vogliamo. Quando ho fatto la domanda... Ah, lo voglio dire. Questo lo fa. Io mi ricordo il primo anno, quando sono venuto a Dubai. Io venivo... cioè di fare una domanda. Tra l'altro mi hanno detto pieno pieno, ah. pieno. Sì. ma tutti io mi ricordo il primo anno quando sono venuto a Dubai io già mi allenavo da un po di anni in Italia ma non avevo mai sentito di doping cioè sentivo ogni tanto qualcuno mi, mi scriveva già sotto i commenti YouTube dopato era impossibile che questa trasformazione sia stata fatta naturalmente però no, mi, mi scrivevano anche dei nomi di, di farmaci a parte il testosterone io non sapevo che cosa era mi scrivevano dei nomi dicevo che co cos'è sapevo cos'era il secondo giorno che entro in palestra qua vado in bagno apro la porta e vedo due così nel bagno mentre uno bucava al culo dell'altro sono rimasto scioccato ho fatto una storia su Instagram, non ci credevo. Poi, quando ho iniziato a parlare, a chiedere, perché poi ho iniziato a interessarmi, perché ti inizi a interessare, ho iniziato a guardare i video su YouTube di, di cosa sono gli steroidi, come funzionano, ho iniziato a leggere. Quando sono tornato in Italia, ho iniziato a parlarne un po' con magari, raccontavo in palestra da me uh, che, le cose che ho visto. Ho scoperto che metà della palestra si dopava anche in Italia. E io tutti quegli anni non sapevo niente. Non l'avrei mai detto. Anche in Italia tutti fanno uso di steroidi, solo che nessuno lo dice. Mai... Lo dice. Nessuno lo dice. No, no, no. Però parlando di domande scomode, eh, vai, cambiamo discorso! <ride> parlando di domande scomode, prima dicevamo appunto del fatto che tu hai iniziato a vendita, fare il podcast. Vendita. No, 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 ma non è una domanda scomoda, è più una curiosità. Eh, hai iniziato appunto con l'idea del podcast proprio per aumentare un po' la tua visibilità della tua azienda e tutto quanto. Com'è cambiato il fatturato dal 2022 a oggi, che siamo a due anni post, diciamo, le prime puntate di Gurulandia? Quadruplicato uh, i numeri, oh, vuoi sapere anche i numeri? Eh, certo, se no, che domanda scomoda <ride> Flexa. <ride> boh, adesso lato solo ed esclusivamente sull'agenzia. Siamo intorno, ma tanto se lo dico non ci credano, mi prendono per cazzaro. Io e tu detto. intanto spara, noi... noi li facciamo parlare, non così so. commenta. Eh, eh, comunque, siamo. io penso di chiudere il 2024 intorno ai 6 milioni e mezzo. Ah, di fatturato? E rispetto a prima di Gurulandia Prima di Google di... eravamo sui, sul milione e mezzo, due massimo Tu che andavi molto bene, triplica. Quanto ha influito secondo te? Tantissimo, tantissimo perché cioè, cioè, secondo te è una gli, forma di regeneration di diciamo. Immenso. Ma di spese quanto? 50. Eh sì, siamo sul 50% di margine più o meno. Margine okay. mio, eh, Ok, okay. Sì, 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 No, sicuramente non sta andando male, Dai, non ci lamentiamo. Però ora qui so già i commenti. Oh. e eh vabbè. Eh sì, vabbè, Perché in Italia purtroppo hanno una mente molto limitata su quello che è appunto. La possibilità di guadagnare online la possibilità di fare soldi. La gente non ci crede. Io, quando torno ancora, quando torno a volte a dove vivevo prima, fino a qualche anno fa, io sono di Torino. La gente la concezione di guadagnare tanto online è 300.000 euro. Cioè, non, non, non riescono a credere che si possano guadagnare milioni online. Quindi è per questo che non ci credono, ma quella piccola percentuale là fuori che sa appunto ha provato ascolterà su video ci crederà Sì, ma sì. basta vedere le grandi aziende a livello mondiale e sono tutte online. Cioè, e le ecco, no, più la la del cosa mondo. incredibile secondo me è che ammetto se, se io boh, se tornassi indietro cinque eh, anni fa eh, quando ancora non avevo la quantità online e uno mi dicesse guarda che io con un computer della cameretta eh, posso creare un'azienda che arriva a fatturare 6-7 milioni l'anno. Stenterei a crederci, però ad è oggi funziona. È è eh sì, cioè, le opportunità della rete sono immense, veramente. Ma a Dubai, io, a me capita spessissimo di uscire, e andare a cena fuori con, uh, e conoscere dei ragazzi anche di 20, 22, 23 anni che fanno dei numeri incredibili. E ce dalla ne, sono tanti, ce io... ne sono tantissimi. E non lo diresti mai. Eh, è impressionante, non lo diresti mai. Infatti, esatto. è, a me è quello che Dubai mi ha aperto una mentalità. Cioè io, quando sono arrivato qua, avevo una visione veramente chiusa, perché comunque sei abituato alla gente di cui ti circondi. Sono venuto qua e vedevo ragazzini due, tre anni più giovani di me che facevano 200, 300 mila euro a mese. Sì, sì, sì. Poi aperto. ti dicono: eh, Ma perché sono tutti a Dubai? È molto semplice perché. N networking. È networking, ma poi per, ovviamente per una questione fiscale. Fiscale. Sì. È inutile girarci intorno. E poi perché possiamo spostarci a Dubai? È chiaro che se hai una pizzeria o hai uno studio dentistico, non puoi trasferirti a Dubai. È difficile. Cioè, puoi, ma con, è certo. molto problematico. Devi un po' ricominciare da capo. Noi ci basta. Un computer, cioè sì, possiamo sì, lavorare sì, sì. Esatto. da, da qualche parte quindi del mondo. È quello il discorso. Chi lavora online da questo punto di vista è fortunato ah, sì. perché può lavorare e viaggiare contemporaneamente. Sì. Anche se io mi sono reso conto di una cosa, prima di fare questo lavoro, che comunque online anche la mia azienda, quando facevo le, le vacanze me le godevo molto di più perché sì, staccavo totalmente la, la testa. testa. Cioè, adesso, altro, certo. adesso faccio 10 vacanze all'anno, ma, ma lavoro 7 su 7. Certo, quindi... Mamma. È vero, viaggio il triplo, però ho anche, ho anche da lavorare. Mentre prima, quando viaggio responsabilità, viaggiavo. diciamo, ecco. Ma guarda Aspetta. lì. Eh, no. Però guadagnavo niente. Quindi preferisco ora. Eh, no, prima ero povero in canna. Ma, ma, ma secondo me sotto quel punto di vista. Cioè, ogni imprenditore deve essere appassionato di ciò che fa, deve avere passione per quello che fa. Anch'io non stacco mai, lavoro sempre, ma Vero. posso dire che non lavoro mai. Esatto. Perché io amo quello che faccio. Secondo me è una prerogativa importante se vuoi arrivare a alti livelli, perché sennò mm. non ci arrivi. Questa è la, è la mia idea, quantomeno. Cioè, io veramente a me piace il mio lavoro. Cioè, mi sveglio la mattina e sono felice di fare esatto. quello che faccio e lì è la più grande fortuna. Poi attenzione. Perché sì, opportunità della rete, della Camera e tutto quello che abbiamo detto è vero, ma è giusto dirlo, non è facile, eh? cioè ti devi fare un culo della Madonna tanto, comunque, quindi notti insonni, certo. eh, tutti i problemi del caso che vengano sempre, il collaboratore, quello, quell'altro, cioè, eh, quello è fuori discussione. Però, certo. Sì, certo. Sì, assolutamente. Ah, ma voi invece quanto fatturate? Eh. <ride> Il boss, boss è lì, devi chiedere a lui. Allora, lui. No. Io, io dico sempre questa cosa: noi non siamo nell'ambito make money, quindi noi non siamo tenuti a dire quanto fatturiamo. Non perché noi non, flexare, dobbiamo flexare. Flexare. non dobbiamo flexare. Anzi, se io flexo, i miei clienti scappano, sì, sì. perché dicono: cavolo, questo con i soldi miei, ci, ci va di qui, ci va di qua. Quindi, meno flexo io è meglio. Però voglio, facciamo un po' di pubblicità, io eh, voglio eh, cominciare a allenarmi e migliorare il mio fisico, insomma, tutto quello che mi consegue. Uh, come funziona? Vengo da te, dove posso scriverti? Allora tu mi vai sul mio sito, okay. compili il modulo che trovi sul sito. Prima ti guardi il video che trovi sul sito, almeno ti fai un'idea di come funziona il servizio. Okay. Dopodiché lasci i tuoi dati personali, verrai contattato dal mio assistente. Okay. Il mio assistente chiarisce tutti i tuoi dubbi, tutte le tue domande e dopodiché tu decidi se acquistare o no. Logicamente tu dirai: sì, ma quanto costano i pacchetti? I pacchetti sono estremamente personalizzati. Quindi, Quindi li spieghi, spieghi, li fai su misura su questa. Sì, sì. tu spieghi al mio assistente se vuoi fa un percorso per un determinato obiettivo di una determinata durata, lui logicamente ti verrà incontro proponendoti magari delle rate, proponendoti robe varie. E poi tu valuti anche e se si con i suoi 6 milioni le rate non te le becchi. Però. <ride> Ma gli allenamenti a distanza Secondo... no, non si fanno. Non c'è una videochiamata durante l'allenamento. No, allora, no. Ti poi... mando dei video dove poi mi dici se sto lavorando allora, bene? Allora, arriva un. Pro... Sì, Scusate, scusa, scusa. scusate, per capire, allora tu consideri ti arriva eh, una scheda di allenamento. Per... Allora i, i ragazzi che iniziano a lavorare con me sono sempre in contatto con me, okay. quindi io parlo con tutti, okay. dopodiché eh, si fa un'anamnesi iniziale. Ti vengono fatte una serie di domande da me per capire il tuo livello, per capire il tuo obiettivo, per capire se hai delle problematiche, delle allergie, eccetera. Io ho un team o il nutrizionista che si occupa della creazione dell'alimentazione, abbiamo Top, anche vale. lo psicologo se hai problemi tipo anoressia, obesità, sì, diciamo, anche un po più di quindi hai anche volendo questi servizi in più all'interno del percorso. Dopodiché tu inizi, avrai eh, la tua scheda personalizzata di allenamento che viene cambiata ogni sei settimane, nella scheda hai il video di ogni esercizio dove puoi vedere l'esecuzione. Hai la chat con me se hai dei dubbi, mi puoi scrivere, che ne so, magari domani vai in palestra, in palestra hai male alla spalla. Mi scrivi, coccio male come alla vado? spalla, come posso sostituire questo? E io in tempo reale e te lo sostituisco. Sì, sì. Sì. Sì, sì, stessa diciamo... cosa per l'alimentazione, hai tipo 30 ricette per la colazione, 30 per il pranzo, 30 per la cena, 30 per lo spuntino. Tutte grammate con le dosi personalizzate su di te. Quindi non mi puoi dire non riesco a fare la dieta perché mi stufo, non si eliminano mai i carboidrati puoi fare la dieta anche stando in viaggio andando anche al ristorante ogni sera perché abbiamo clienti di questo tipo ma lo stesso vale per Noah che anche lui ha un servizio simile al mio Irene per le donne e... quindi siete comunque tre figure differenti allora, io, di allora io e Irene abbiamo la nostra azienda sì. Noah al, al, alla, alla, no, alla sua che comunque i, i, i servizi che proponiamo sono similari ecco. sì, sì, diciamo, siamo sulla stessa linea di pensiero e chi dovrei scegliere? <ride> Questo sta, quello dipende sta, da, sta dai gusti personali, dai gusti personali. le domande giuste puoi scegliere. <ride> Abbiamo tre personalità diverse. quindi ognuno sceglie. Io non <ride> seguo uomini, quindi ah, guarda, beh, io eh, non ti eh, voglio eh, una... <ride> <puoi> fare fartela... <ride> due, capito? Volevo farti una domanda. Vai. Così per <ride> curiosità, ma se io ti metto per terra a fare delle flessioni, no, eh? no. Quante, quante riusciresti a fare? Uh, flessioni male, Forse 15, piegamenti sulle braccia, 15. Eh, 20, 20 perché magari non lo sai, ah. ma noi, ogni ospite no. a fine episodio, com sì. come tu, fai la domanda secca noi facciamo no, il no. test fisico. E quindi Ti aspettavi la domandina, preferisci eh, il pera per <ride> qui... o la mela? Perché niente, invece <ride> le pressioni c'è su Samba, no? Forse, qui, qui, si qui, si qui si fa i pegami. 15 pegamenti. barra 20, penso voi non te no. fate. 100 ma io ho le spalle distrutte so, direi, ne farò a tre no. io ho infiammazioni io alle spalle Tant eh, vabbè, vabbè. Vabbè, però loro sono tanto a pesanti eh. forse sì anche sì, eh, te sì, sì, considera che per ogni ospite non lo so io non le faccio perché ma là perché le devo fare io non ho capito sono pesanti. Non considera testo. che in ogni episodio facciamo la classifica con tutti gli ospiti precedenti quindi tu vedrai il tuo punteggio in base anche Ale, agli Alex altri io ne ha fatte. Non mi ricordo quante ne ha fatte Alex. sembra 30, 30. 30 35. Frank ne ha fatte 25, Frank. Frank 25. Sì, però, sì, no, però, ma, però allora un è è, più o meno, più o meno. È un uomo di 55 anni. Quante ne ha fatte? 57 ma come? Spa, 60. 50. No, quante? 60. Sessioni? 60. 60. Più più, raga. O 60 sì, non mi ricordo. Ne ha fatte 80, 80 forse. 80 ne ha fatte. Eh, ma lui Perché è un vuole. imprenditore di quelli focus sul lavoro ma anche sul fisico focus salute benessere ma forma fisica no, io, vabbè, devo farle ora? quando vuoi dai va bene ma le, qui davanti? certo vediamo <ride> canto l'esecuzione ok posso andare? 3 Vai. 2 1 1 go. 2 su 3, 3, 3, 3, 3 respira 4 5

Tu sei su, bravo, ah, più del, di quanto Oddio, avevi pensato. Dare, eh, vabbè. Bellissimo. Esecuzione Online. andava bene, però. Sì. Mm. Esecuzione non male per essere un principiante con la palestra, non male. Mi potevo fare 10 in più, ma ho allenato ieri il pet. No. Lo sai che non è la prima volta che sentiamo questa scusa, <ride> la usano in molti. No, però devo dire che nonostante ripartito che ne facevi 10 addirittura 22. No, 15, 20 eh, vabbè, no, vabbè. poi hai eh, le braccia molto lunghe ti alleni da poco quindi ottimo quando inizierai no, no. il servizio con noi ti assicuro che a 50 ci arrivi facilmente sì? <ride> eh. ora ci, ci <ride> penso <ride> <No>. <ride> abbiamo un uomo distrutto in questo momento sì. <ride> appena riprendi viaggio sarei aspettata questo appena riprendi fiato volevo farti una domanda ho visto che dicevi volevi aprire uno studio podcast a Dubai? E raccontaci un po' gli investimenti che stai facendo oltre a, al tuo business. Sì, ehm, anche perché è importante questa cosa. Eh, sto cercando di formarmi tanto sulla gestione finanziaria perché. ho studiato tantissimo ma non mi sento mai. Veramente, non so se voi l'avete mai quella sensazione. Che vi sentite sempre ignoranti in materia, anche è se vero. magari non lo siete, è vero. però è vi vero. sentite sempre indietro sotto, sotto una determinata, sotto un determinato settore, una determinata materia. Ecco, per me è così. In modo gli investimenti che sto facendo adesso sì, sto aprendo due nuove società fisiche a sto giro negli Emirati Arabi qui a Dubai, nel 2025, tra cui un podcast studio, quindi Podster. Dopo non esisterei <ride> sì, <Sì. t> <ride> più, tanto non capisci. In non capisci. <ride> poi un'altra cosa che ancora preferisco non dire perché sono un po' superstizioso, um, poi sì, no, molto io uh, vado su SP500 a livello di investimenti ah, okay. e faccio investimenti immobiliari anche, faccio il cosiddetto flipping, quindi uh, prendo immobili off plan con un piano di pagamento agevolato. Uh, per esempio, adesso sto facendo un'operazione a Duba Marina si chiama Vanguard il London Gate è un building che eh, sarà pronto nel 2027 e loro praticamente con il 20% costa un milione e mezzo tipo con, eh, te dai il 20% e prendi l'appartamento e poi hanno un piano di pagamento ottimo perché il 70% 10% nel restante degli anni e il 70% la consegna in quanti anni lo fai? Eh, essenzialmente io lo prendo subito, okay. però lo rivendo prima di pagare il 70% okay. finale, capito? Okay. Okay. Eh, vicino alla consegna. Quindi questo è il flip: e facendo e così la rendita... margini di... eh, eh, scusa. No, capito, i margini di profitto. Quali sono? eh Lì dipende, possono variare perché non si può sapere da qua al 2027 cosa può succedere. Di tutto, diciamo che molto probabilmente questa è un'operazione dove. 100 150 mila euro di profitto dovresti portarli a casa senza grossi problemi. Comunque, preferisci fargli gli investimenti immobiliari su Dubai rispetto che l'Europa? No, Dubai Dubai. Sì, Dubai, Dubai. Dubai, perché la Rep è una città ancora accessibile a livello di prezzi, cosa che nelle altre capitali, specialmente europee, non è, non è così. Eh, perché non c'è burocrazia, perché è tutto molto più snello, perché puoi acquistare in cripto, in qualsiasi cosa senza, senza grossi problemi certo. e perché è un mercato dove tanti dicono una bolla, una bolla, una bolla, ma io eh, è cinque anni che vedo sempre solo una crescita costante e secondo sì. me continuerà, Vero. Vero. poi magari mi sbaglio, non lo so, però ecco diciamo che quando investi, quella è una cosa che io almeno faccio sempre, devi essere disposto o comunque devi avere la consapevolezza che qualcosa ti può anche andare male okay. quindi devi mettere solo quello che sì, io, io dico sempre quando sono investiti uno fa finta che sono persi all'inizio esatto, esatto. che non gli servono e se non rientrano non importa poi, poi domanda personale tu, tu hai una, una bambina o bambino piccolo mammina quasi due anni sì. cioè. a due anni ti piace l'idea di farlo crescere in una città come Dubai o preferisci un posto come l'Italia dato che noi siamo italiani mi stai facendo domande che mi portano un hating della Madonna no, so. <ride> perché, perché anche noi siamo sposati e magari tra... Ma beh, no, no, scherzo allora, Io lo so se che vuoi ti aiuto Le persone odiano quando si parla di questo, però è... ecco, aiutami Io se... se vuoi ti aiuto, mi tiro un po' di hating a me ah, okay. e dico che io non farei mai crescere un figlio in Italia, in Italia. Tu cosa ne pensi? Che sono d'accordo, ma perché ho provato a vivere all'estero e solo quando provi a vivere all'estero ti accorgi L'Italia è il paese più bello del mondo per starci in vacanza per esatto. andarci in vacanza. Ne... Istruzione, sanità. Anche quando diciamo: Ma l'Italia, sanità, grazie, tutte cazzate. Secondo me è un po' tutto, secondo me, al degrado ormai l'Italia, sono sincero. Okay. Eh, no, Dubai, eh, Asia. Asia è il nome di mia figlia. Eh, ha cominciato adesso l'asilo. Eh, si trova benissimo. Degli asili che eh, costano eh, pagano intorno ai 1200 euro al mese, comunque. Certo. Neanche poi questa follia, però è proprio di un altro livello. Considera che fa l'asilo in inglese come lingua straniera, già dall'asilo gli insegnano l'arabo che comunque c'è certo. eh, cioè, certo. sempre una terza lingua. Eh, all'interno del bello delle, de, delle scuole di Dubai è che all'interno della stessa classe ci sono, che ne so, 10 bambini. Ogni bambino di una nazionalità diversa, praticamente e questo secondo me è meraviglioso perché eh, ti si apre la mente, conosci nuove culture eh, e ti, ti dà modo di crescere veramente tanto, tanto veramente tanto. Uh, professori ovviamente eh, maestre super all'avanguardia. No, assolutamente sì. Io purtroppo ho degli amici miei coetanei che hanno i propri bambini che vanno all'asilo, c'è cioè una maestra che probabilmente è una ragazza appena uscita dall'università dall da sola con 25 figlioli che non, eh, fa fatica, fa fatica. è, è un'altra cosa. Sicuramente, sì. un'altra cosa. E per la tua vecchiaia pensi di rientrare in Italia o di rimanere all'estero? Boh, chi vivrà vedrà. E te? Io, <ride> giuro, <ride> uh, io non lo so, è cara, una domanda, non ecco, lo so. È per viene... questo che te l'ho chiesto perché anch'io ho, ho, ho questi dubbi nella testa. A me, quando mi fanno una domanda sul mio futuro, non so mai cosa rispondere perché veramente ho mille dubbi e non so. Però non è una cosa che mi fa paura questa, eh? anzi io sono... boh, eh, vedremo, ecco vedremo dove, dove vedremo. ci porta il corso della vita. No? Che che so, comunque, so. comunque credo che dato che viviamo all'estero, abbiamo il nostro business, eccetera, siamo persone abbastanza flessibili a livello mentale. Oggi siamo qui perché, tra virgolette, ci conviene star qui, domani Dubai magari non ci conviene più, come siamo venuti possiamo riandare via in, un in una qualsiasi altra parte del mondo e... E ripartire, diciamo, con la nostra testa, le nostre mani. Penso che chi vive all'estero ha una marcia in più perché ha quel modo di fare, di arrangiarsi, che chi nasce e cresce nello stesso posto magari non ha. C condividi? Condivido al 100%. Sì, 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 sì. Anche soltanto per un discorso di lingua, eccetera, è un altra... Un altra sì, tutta un'altra tutta un'altra questione. Comunque, detto questo, siamo arrivati alla fine di questo episodio, grazie mille Marco. Uh, grazie mille Gianmarco, grazie Gra mille grazie Irene. Noah. Spero che vi siate divertiti, ragazzi. Grazie mille, Noa. <ride> <ride> nessuno, nessuno lo voleva ringraziare, vero? <ride> tanti piccoli scoop qua e là Marco spero che ci rivedremo per un bel shawarma qua a Dubai bella shawarma Ma come ti ricordi che vive in Dubai? È. non lo no. so neanche io oh non sanno so cos'è lo shawarma no. ma Dubai. vuoi dai che eh, <ride> Dubai. Non lo sapevo. <ride> Ciao a tutti, ragazzi, grazie Marco. Grazie Alla prossima grazie a voi, ragazzi, sta una caccherata piacevolissima. Siete dei grandi, continuate così. E noi. Oh, mi raccomando, fa... posso fare la call to action nice. in descrizione a questo video, trovate tutti i loro link di riferimento. Non fate come me, diventate belli così. Andate a darci un'occhiata. <ride> e seguite anche Gurulandia se non lo seguite. No, Gurulandia. Lasciate Ma penso che lo seguite Potete già. <ride> Ciao, ragazzi, bella.